ragazzi e bentornati sul canale di The Game Show. Allora, oggi cosa facciamo, Greta e Ginevra? Unboxing. Di cosa? Di Super Mario. Oh, di Super Mario. Andremo a costruire cosa? Lego, quando il videogame si trasforma in Lego, si unisce con i Lego. Andremo a vedere di cosa si tratta, ma prima di tutto questo, un bel like, iscrivetevi al canale e continuate a utilizzare il codice creatore TheGame76. Allora, iniziamo subito a fare il nostro primo unboxing. Allora, eccoci, questa è la nostra scatola. Greta, ce la fai vedere? Sì, è una scatola, vabbè, è una semplice scatola. Sì. Siamo già armati di forbici perché sicuramente servono. Sì. E all'interno possiamo trovare sopra, cioè possiamo trovare i percorsi. Troviamo. Questo è lo start kit. Ragazzi, prima di tutto bisogna comprare lo start kit, cioè, che questo qua. È questo oppure quello di Luigi. Se no, non si può fare nulla, brava, perché il personaggio è solo dentro lo start kit. Ed è la cosa principale. Allora, all'interno troviamo Super Mario. Sì, spieghiamolo un attimino. Ha gli occhi a LED, la bocca LED e anche il pancino a LED. E questo perché? Perché i Lego ci sono sia rossi, blu. Certo che è la barba. I Lego sono rossi, blu e verdi, perché mi sembra che il rosso sia il fuoco, il verde la terra e il blu è l'acqua. È l'acqua, non il cielo. E Super Mario ogni volta che cammina su un Lego colorato interagisce, brava, fa le espressioni in base a dov'è. Allora, poi cosa abbiamo dentro? A Mario, soprattutto a Mario, abbiamo il blocco misterioso, il funghetto, Browser Mini, l'arrivo, cioè la bandierina, e infine il tunnel. Il tunnel, poi abbiamo anche un percorso da fare. Queste sono le cose principali che troveremo all'interno. Ok, il percorso andrà fatto in un tempo minimo possibile raccogliendo più monete. Esatto, e questo lo andremo a vedere dopo. Adesso però, ragazzi, tutti insieme andiamo ad aprire questo unboxing. Abbiamo la scatola di Super Mario. È arrivato il grandissimo momento. Vediamo cosa ci offre questo super unboxing di Super Mario Bros. Trasformato in uno splendido Lego. Un gioco veramente interattivo dove bisogna costruire i percorsi e prendere monete in meno tempo possibile, finendo anche il percorso in quel tempo. Indica. Abbiamo aperto la scatola. Sì. Wow! Soprattutto i pezzi, giustamente, non ci capiremo niente. Ci saranno le istruzioni da montare, no? Sì. Ma guarda quanti pezzi, ragazzi, ma quanti pezzi! Numero 5, allora vediamo un attimo. Il numero 1 saranno i pezzi, di Super Mario, anche secondo me. Poi abbiamo il numero 2! Il mega tubo con la bandierina dell'arrivo e altre ambaradam possibili. Il numero 3 sarà un trampolino, a quanto pare, perché io l'ho riconosciuto tramite la sua bellissima confezione. Il numero 4, altri 1000 pezzi. Ragazzi, ma ci sarà veramente da lavorare qui prima di divertirsi. E infine il numero 5, io direi uno star pack molto 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 ricco. All'interno c'è questo all'interno era... No, all'interno c'è le istruzioni. Questi, ragazzi, sono stati regalati da Nintendo tramite il negozio dove abbiamo acquistato questo Star Pack. E ci hanno dato anche degli stickers, se non mi sbaglio, degli adesivi di Super Mario Bros. Per pubblicizzare appunto questa inventiva nuovissima e bellissima di Super Mario Lego. Eccoli i nostri stickers, stupendi. Infatti qua c'è la cosa più piccolina di questo. Ok, questo è un altro Deflian che ci hanno regalato. Luigi, che bisogna comprare un altro Star Pack per avere Luigi. Le istruzioni che sono dentro la scatola, Luigi, che voi comprerete. Aspetta, Luigi, Ginevra, scusa il papà. E vi mostra come montare Super Mario. Sì, ci vogliono le batterie, il mini stilo, perché ha gli occhi, la bocca, la pancina, come abbiamo detto prima, tutto in LCD. Il tablet perché? Perché, se non mi sbaglio, abbiamo già parlato anche prima,
prima, si interagisce con il tuo smartphone o il tablet. Esatto. Sì, bisogna scaricare la sua applicazione che noi dopo andremo a fare. Ho il tablet scaricato. Ho il tablet scaricato, lo ricaricheremo, tesoro di papà. Qua ci fa vedere cosa dovremmo fare in questo mini percorso e qua, questo come potete vedere, è il percorso Star Pack una volta montato. Così non sembra molto ricco perché vabbè è un... È una Star Pack di partenza, però piccolino. Bravo, però ci si può già divertire e comunque imparare, esatto, le varie cose che riguarda questo bellissimo gioco di Super Mario. Qua come possiamo vedere i vari pezzi per aggiungerli. Qui c'è questo. Dice questo, papà. Qui tutti i personaggi, guarda che belli! Pure lui! Tutti colorati! Pure lui! Che bello! Li troveremo, li compreremo sicuramente! Qua ci sono tutti i vestiti di Super Mario che è vero, per potenziarli, ragazzi, come quello del videogame, vi ricordate? Bellissimi, bellissimi, bellissimi. Belli, qua, le varie lingue. Esatto. Le varie lingue. Però dentro lo scatolo ho trovato questo packaging. Possiamo e vedere credo cosa che c'è. Sia una cosa Mario, importante. Eh beh, sicuramente che sì. Mario. Penso anch'io che ci sia Super Mario perché ancora dentro i sacchettini noi non li abbiamo visti. Però più che Super Mario, Greta, ci sarà sì la base di Super Mario, perché abbiamo visto che i vestiti sono dentro il numero 1, mi pare. Giusto, provo a controllare. Numero 1! Sì, ho indovinato, eccolo qua! Questi sono i vestiti di Super Mario, per cui vediamo subito cosa c'è dentro quella bellissima scatolettina! Guarda! Ecco, adesso siamo qui ad aprire la scatola misteriosa perché ancora nei Lego Super Mario non c'è stato, quindi credo che ci sia all'interno di questa scatolina. Secondo me è la base, perché abbiamo visto che i vestiti appunto sono nel numero 1, come ho ricordato, esatto, 2 secondi fa. Ok, io ho visto già qualcosina. Eccolo, il nostro Super Mario Lego, ragazzi, ma è bellissimo! Vedete che gli occhi sono tipo specchio, anche la bocca e il pancino, perché quelli sono... LCD, in LCD dietro, ecco, abbiamo il tasto on, come possiamo vedere è un tasto, vabbè, sarebbe on off, ed è sopra il tasto del Bluetooth, ok? Penso per configurarlo, associarlo un po' al vostro dispositivo, che dopo noi, comunque una volta montato, cara Greta, andremo a vederlo tutti insieme. Esatto. Allora, dopo questo bellissimo momento di apertura di questo pacco, andiamo tutti insieme a montare la pista. Siamo pronti? Sì! Sì! Andiamo! Allora, siamo qui per montare Super Mario. Abbiamo già tutte le sue cosine. Qua il pacchetto numero 1 per allestirlo. E qua abbiamo già le sue scarpe, oh mio Dio, le scarpe e i pantaloni che andiamo già a mettere. Benissimo, allora vai Greta, montalo. Allora, aspettate perché allora, pian pianino, devo capire. Ok, che bello. Questo è così, è già così super carino. Adesso apriamo il pacchettino, in cui dove c'è il cappello, tutte le altre così belle carine. Abbiamo il super cappello bellissimo, oh mio Dio. Il cappello con la lame di Mario. Bello. E andiamo a mettere. Eccolo qua. Wow! Mancano ancora i bottoni e le orecchie. Esatto. Vai, bottoncino, allora, orecchie. Allora, qua ci sono tantissimi. Quella è la base. È la base, io ho già capito cos'è quello. Questo, le orecchie. Sì. Uno. E due. E due. C'è anche uno di riserva, pensiamo potrebbe. E qua ci sono questi cosini gialli che io non ho capito. Sono i bottoni, vanno messi davanti. Uno e due. Giusto. Ci sono i bottoni e le orecchie di riserva. Bellissimo! Super Mario allestito! Vogliamo accenderlo? Zitti! Lego Mario, ma ragazzi, ma guardate che figata! Muove anche le ciglia! È super! È super interattivo, ragazzi, ve lo consiglio di brutto! Fammelo vedere un attimo sotto, Greta! Giro sotto! Ecco, come potete vedere, ci sono delle luci che servono per interagire con il percorso. È un sensore, praticamente. Rivediamolo un attimino ancora. Facci vedere ancora Mario, guardate raga che bello! E proviamo a spegnerlo, tieni schiacciato, vediamo cosa succede. Si addormenta! Va bene, allora questo è il nostro bellissimo Super Mario Bros. Andiamo avanti a costruire tutto il percorso!
Eccoci allora Greta, finalmente siamo riusciti a montare il nostro Lego Mario. Allora, sì, facciamo vedere il circuito, ragazzi. Guarda, fagli vedere il Mario. Allora ragazzi, praticamente, adesso vi spiego, quando Mario entrerà qua dentro, si attiverà sul suo pancino il conto alla rovescia di 59 secondi, perché in 59 secondi Greta... questo giro, ma vabbè, non è tanto lungo, infatti vedete, dove vedete, deve venire di qua,
prendere la monetina sul fungo e far cadere giù questa tartaruga monella, ribaltarla, saltargli sul guscio per prendere le monetine, venire di qua, saltare, prendere le monetine su questa cassa, andare sulla lava, poi sull'acqua, salire, opla, perdonatemi, salire sopra qui, deve farla girare, più gira e più monete prende, andare qui, saltare su una nuvoletta, arrivare alla bandierina. La questione è che in 60 secondi, vabbè, direi Greta che è un circuito come Start Pack molto piccolino, però si perde un casino di tempo per prendere più monete possibile. Vi dico una cosa, se in questo video adesso che facciamo questo percorso vedete cose cadere, è normalissimo. È normalissimo. Perché è una corsa contro il tempo e quindi è normale. Infatti è normalissimo. Allora, intanto facciamo vedere perché l'applicazione l'abbiamo associata sul telefono, come potete vedere. Dovevamo capire un attimo come funzionava. Appunto, e dopo lì ci dirà il resoconto della gara che hai fatto. E poi c'è tutto il nostro percorso che abbiamo costruito. Ok, va benissimo. Allora, siamo pronti, Greta? Metti il tuo Super Mario nel tubo e via, forza! Andiamo? Ok, 60 secondi, forza! Dai, mano, cosa fai, Greta? Salta più volte sul fungo! Brava, brava, più volte, anche sul fungo! Brava, 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 adesso vai lì! No, brava, devi girare, Greta! No, lascia Mario lì e piano piano! Brava, piano piano! Ah, niente, adesso devi saltare sulla nuvoletta! Oh, anche lì fallito, dovevi prendere le monete! Ah no, è vero, devi appoggiare su Mario, sulla nuvoletta. Lascialo con la mano. Ah, sei caduta. No, basta, sei caduta. Dovevi farlo dondolare e sei arrivata sulla bandiera. Finito. Quante monete in totale? 47! 47 monete, brava! Quante cose hai trovato? No, tutte le cose che ho percorso. Eh sì. Mamma mia, che potenza. Wow, ragazzi, sei stata davvero brava per l'inizio, anche se... Allora, ricapitoliamo, tu hai sbagliato, nel senso che secondo me sul fungo sei stata molto veloce. Sì. Dovevi appunto continuare, sì, a saltare su questo funghettino e prendere i punti. Poi, giustamente, alla prima partita doveva capirlo, io, esatto, non gliel'ho spiegato, non ci è arrivata da sola perché io avevo già visto un video prima, fratellini miei. Allora, il fattore era che lui doveva stare qui, guarda Greta, piano piano, vedi? Ma ci mettevo più tempo. Lo so, ma devi calcolare i secondi che ti rimangono. Vedi? Dopo tu vai sulla nuvoletta, la nuvoletta si stacca, il Mario dovrebbe... piano piano prenderlo, vedi, più piano possibile, più lo fai volare, vedete, e più punti prende il Mario, vedi. Dopo scendi piano 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 piano, opla, corre verso la bandiera, questa è l'acqua e via, pam, e chiudevi. Ok, questo è. Allora, io vi voglio far vedere una cosa. Mi dai un pezzo blu, un pezzo verde, un pezzo rosso, Greta? Sì, te lo do subito. No, ma anche di queste basi qui. No, vabbè, magari lo faccio vedere così. Allora, vi faccio notare, vedete, il pezzo rosso è la lava. Mario riconosce che questo pezzo rosso è una lava. Infatti, quando noi andiamo sul pezzo rosso, guardate Mario cosa fa. Oh, guardate, guardate. Vedete, si voi brucia. Ecco, Greta, guarda, oh, si brucia. Dio, poi si va sull'acqua. Ah! Prende i punti! Aspettate, vedete che sull'acqua è più tranquillo? Guarda Greta! Ok, e sull'erba! Opla! Mi è caduta! Perché sono messo male anche io, fratellini! Dov'è? Ecco, segna l'erba! Qui si vede, non si vede tanto bene, però è felice! Mentre se cade nella lava... Ah! Infatti qua ci sono delle pietre dove dovevamo saltare e non beccare le lava. Perché così lava. Perdi la vita, capito? Esatto. Infatti lui deve saltare sulle pietre come hai detto tu. Vedi che adesso è più contento. Va bene allora, caro Mario.
ti abbiamo presentato, caro Mario, il canale di The Game Show. Ti ringraziamo per essere stato con noi. E allora, cosa dire? Io intanto giro la fotocamera. Eccoci, intanto che abbiamo girato la fotocamera, io e Greta. Greta, non ti vedo bene sul mio obiettivo, vieni più vicino al percorso di Super Mario, guardaci. Sei lontana, Greta. Così no, riusciamo. Vediamo se papà riesce magari. No, non riesce. Allora, mi avvicino io. Sì, appunto, mi avvicino io. Ecco, così ci vediamo bene. Allora, Greta, io direi che ci siamo divertiti davvero parecchio. Tantissimo. È stato molto difficoltoso farlo, però... No, non è che è stato difficoltoso. È noioso. No, è stato divertentissimo perché io e te, praticamente io e lei, abbiamo voluto iniziare a montare il Super Mario Lego senza guardare le istruzioni. Perché noi pensavamo che le istruzioni erano cartacee ed era dentro la scatola. E invece? Invece era dentro l'applicazione che dovete scaricare l'applicazione, infatti poi ci abbiamo messo un nanosecondo, esatto, a montarlo, dai, però ci siamo davvero divertiti tanto. Ci siamo davvero divertiti tanto, perdonatemi ragazzi, ma poi siamo davvero stanchi perché è da un po' che siamo dietro, per capire. Ginevra, è andata nannina. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanellina per essere sempre aggiornati nei video. Sempre continuate a utilizzare il codice creatore dei Game 76. Allora ci vediamo sempre qui al prossimo video sul canale di The Game Show. Ciao!